Buonasera, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con il TG targato Star Casino Sport. I fatti principali di questa lunga giornata dedicata al calciomercato, iniziando dal mercato faraonico fin qui e importante europeo della Roma. Perché? Perché sono le ore di Wijnaldum, il giocatore si legherà ai giallorossi, un'operazione importante per accrescere ulteriormente la qualità della rosa dello Special One Mourinho dopo l'operazione Paulo Dybala, dopo quello che è stato l'accogliere della tifoseria per l'argentino, la grande festa che si è tenuta, ma soprattutto una squadra che inizia ad avere sempre più lo spirito del portoghese, che sui social network continua a dare spettacolo, ma che chiaramente sta lavorando sodo per riportare la Roma anche ai vertici nel campionato italiano dopo la vittoria della Conference League dello scorso anno. Il mercato della Roma vive anche di cessioni in questo momento, cessioni che servono proprio per far arrivare i nuovi volti, perché oltre a Wijnaldum c'è il Gallo Belotti, iniziato principale per essere il vice Tammy Abraham, per dare manforte al reparto offensivo dei giallorossi. Tra le uscite da segnalare c'è quella di Jordan Veretout con il Marsiglia, che ha messo in cima alla lista delle preferenze il centrocampista della Roma. Carles Perez dovrebbe invece prendere la direzione Celta Vigo ed è per questo che la Roma potrebbe mettere a referto, come dicevamo, il colpo per il centroavanti, ovvero per l'ex capitano del Torino. Una Roma che sta dunque iniziando ad avere sempre più qualità in campo e in panchina, il neo della scorsa stagione, visto la non qualità eccelsa che aveva Mourinho nel momento in cui si girava proprio verso la propria panchina. Se sorride la Roma, attenzione invece al clima teso che si sta respirando nella capitale fronte Lazio per Luis Alberto. Di fatto una sorta di separato in casa, se vogliamo, per il centrocampista biancoceleste. Attenzione qui a quelle che potrebbero essere le sirene spagnole con il Siviglia, che vorrebbe provare a intavolare una trattativa per il centrocampista della Lazio. Maurizio Sarri ha chiaramente abbracciato diversi volti, nuovi volti in questa campagna estiva, sta cercando ancora la ciliegina sulla torta. Vedremo se un'ipotetica cessione potrà portare Iglitare poi a consegnare allo stesso allenatore una nuova pedina in più. A proposito però di operazioni che invece riguardano l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, al momento dobbiamo registrare le dichiarazioni di Luca Percassi. Luis Muriel e Zapata non si muovono da Bergamo, ed in particolar modo sul primo, su Muriel, c'è il veto al momento imposto dalla società. Vedremo se sarà reale o meno, con Muriel che in realtà nelle ore scorse è stato accostato a diversi club. Potrebbe essere il famigerato effetto domino degli attaccanti che coinvolge quello dell'Atalanta o Robico in questo momento. Vedremo se verrà rispettata o meno la volontà, come dicevo, della società, in attesa di ulteriori sviluppi anche sul fronte Pinamonti che sembra essere sempre più lontano però dall'Atalanta, visto che ormai il tempo scarseggia e l'attesa è stata lunga da parte proprio della formazione guidata da Gian Piero Gasperini per il centroavanti di casa Inter. È davvero tutto per questo appuntamento, buon proseguimento con la programmazione targata Sport Italia.